Bentornati, regà, e benvenuti per chi è nuovo nel canale, ragazzi. Oggi vi porto la duplicazione massiva, ragazzi, incredibile, funziona ancora. Fare una macchina ogni 2 minuti. E ora, sigla! Se ti serve un account moddato, ti servono aggiunte su Xbox o vuoi dei completi moddati, non esitare a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, raga. E se siete giocatori di PlayStation, trovate in descrizione gruppi anche per PlayStation, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale YouTube. E adesso al nuovo video. Eccoci qua, ragazzi. Con i requisiti per questa duplicazione ci servirà il COM, ragazzi. Con all'interno il deposito veicoli. Ci servirà un veicolo personale qualsiasi, ragazzi. Ci servirà il garage dell'attico di lusso con all'interno il veicolo da duplicare. Ragazzi, dopodiché ci servirà, ragazzi, il nightclub per buggarci. E tra l'altro io vi consiglio di prenderlo in questa posizione, ragazzi, se non volete fare il teletrasporto. Così siete vicini al garage dell'attico di lusso, potete anche non usare il teletrasporto. Quindi iniziamo con il glitch, ragazzi. Fondamentale andare su veicoli e mettere accesso su passeggeri, solo passeggeri, ragazzi. A questo punto gli dite al vostro amico che duplica con voi di salire sul veicolo. Dopo che sale sul veicolo, ragazzi, entrate all'interno del garage del casinò, ma non quello personale, ma proprio il parcheggio del casinò. A questo punto, una volta che siete entrati dentro il parcheggio del casinò, ragazzi, mi raccomando, non dentro al parcheggio dell'attico di lusso, cosa facciamo? Scendiamo dal veicolo e facciamo salire il nostro amico sul veicolo. E dovete controllare che rimanga nella zona passeggeri. A questo punto, una volta fatto salire il vostro amico ed è come passeggero sul veicolo, uscite dal garage, dal parcheggio del casinò, ragazzi. A questo punto, una volta che siamo fuori dal parcheggio, regà, dobbiamo teletrasportarci al nostro Knight. Voi potete anche andarci con lo Sparrow, potete andarci con il Buzzard. L'importante è che non usate veicoli personali, perché sennò il glitch si smantella. Volendo, vi potete far prestare un oppressor dal vostro amico. Quindi, prima di iniziare il glitch, gli dite al vostro amico di lasciare l'oppressor fuori dal casinò, così voi vi spostate anche con quello. E anche quel metodo è molto comodo. Io invece mi sono, ragazzi, teletrasportato. Dopodiché, quando sono vicino al Knight, regà, dovrò entrare nel piano dove sta il nostro Speedo Custom. Quindi entriamo nel piano 1, ragazzi, che è quello dello Speedo. Potete farlo anche con il Terrobyte, ma tanti non hanno il Terrobyte, ragazzi. Lo Speedo invece è gratis, quindi perché comprare il Terrobyte? A questo punto salite sullo Speedo, schiacciate freccia destra e vi frizzerete. A questo punto, per sfrizzarvi, vi basta aprire il menu di pausa, ragazzi. E come potete vedere, vi potrete muovere di nuovo. A questo punto non ci resta altro che fare il processo inverso, quindi uscire dal Knight e ritornare, ragazzi, dal casinò. Ragazzi, se usate le attività per teletrasportarvi, sul casinò c'è questa attività gialla. Se voi vi teletrasportate con quella, spawnerete sul tetto. Dal tetto andate direttamente dall'ascensore e andrete dentro il garage del vostro attico di lusso, dove avete messo, prima di iniziare il glitch, la Issy. A questo punto saliamo sulla Issy, ragazzi, e andiamo a posizionarla in questa posizione. A questo punto torniamo indietro, prendiamo il secondo veicolo e lo andiamo a mettere in quest'altra posizione, in modo tale da coprire la porta del passeggero. Così, quando schiacceremo triangolo per chi gioca la Play o Y per chi gioca la Xbox, andremo a fare il teletrasporto all'interno del veicolo, ragazzi. Quindi scendiamo dalla macchina, ci mettiamo in questo angolino, schiacciamo triangolo Y. Se ci teletrasporta, vuol dire che abbiamo messo tutto correttamente. Quindi ci mettiamo davanti alla serranda, regà, e schiacciamo Y e A assieme, oppure triangolo e X assieme. Se uscite con la Issy, ragazzi, vi siete duplicati la macchina nella maniera corretta. Adesso dovremmo richiedere il veicolo da sacrificare per far cambiare la targa, ragazzi. Se siete usciti a piedi, nessun problema, rientrate dentro il garage dell'attico di lusso, riposizionate i veicoli nella maniera corretta e riprovate, ragazzi, non succede niente. Quindi, a questo punto, quando abbiamo richiesto il veicolo da sacrificare, io userò una LG che è gratis, aspettiamo 10 secondi, regà, dopodiché gli diciamo al nostro amico di scendere dal veicolo. E quando scenderà dal veicolo, e sbada bam, regà, a noi cambierà la targa della nostra Issy. A questo punto
punto possiamo andarla a salvare, regà, dentro il nostro COM. Regà, vi ricordo che se volete continuare a duplicare bisogna fare tutto da capo, quindi fate salire vostro amico sulla moto, eccetera eccetera eccetera. Se vi comprate il Knight, quello qua vicino, ragazzi, il glitch diventa veramente corto. Se usate il teletrasporto, il glitch sarà veramente corto, ragazzi. Quindi io spero che i miei video vi piacciono, che questa duplicazione vi aiuti a fare milioni. E sbada bam, regà, al prossimo video. Buona visione.